Seconda giornata di consultazione al Quirinale dopo l'apertura della crisi di governo. 17 le delegazioni ricevute dal presidente Mattarella. Il capo di Stato vuole chiudere in fretta, possibilmente entro sabato, quando vedrà anche il Partito Democratico. Abbiamo segnalato al presidente la diffusa opinione presso il gruppo misto che sia visibile l'effetto, cioè visibile nelle scelte che andranno fatte, l'effetto del referendum appena fatto. Ci aspettiamo che si possa, con il prossimo governo, riuscire a dare la possibilità al Parlamento di esprimere un'ampia maggioranza, in un'ampia maggioranza una legge elettorale che restituisca al Parlamento il peso che la Costituzione, grazie a Dio, tuttora vigente, gli attribuisce. Abbiamo posto al Presidente la preoccupazione forte di creare una condizione di riappacificazione, di ripresa di un dialogo civile in un contesto politico nel quale 7 mesi di campagna elettorale hanno creato divaricazioni troppo forti. È come se una faglia si sia aperta nel Paese e abbiamo dunque il dovere tutti quanti di trovare toni e modi e impegni tali da richiuderla per ricondurre la dialettica in un clima accettabile. Noi abbiamo chiesto al Presidente Mattarella di aiutare l'Italia a tornare alle urne nel minore tempo possibile. Non siamo in nessun caso disponibili a sostenere il quarto governo di fila nato per, senza diciamo, rispondenza con libere elezioni. La roadmap che piacerebbe a Fratelli d'Italia prevede una nuova legge elettorale entro la fine di quest'anno, varare una nuova legge elettorale entro la fine di quest'anno, scioglimento delle Camere a gennaio e le elezioni massimo a marzo. L'ipotesi di un governo che nasca senza una data certa per le elezioni è un'ipotesi, secondo noi, pericolosa sul piano del rischio di una lungaggine che ci potrebbe portare fino a scadenza della legislatura, la quale in nessun caso vogliamo offrire la nostra disponibilità. In ogni caso a noi non interessa chi siede a Palazzo Chigi nelle poche settimane che devono separare l'Italia dal voto, a noi interessa che si dica che qualunque governo nasce con un orizzonte chiaro e definito e senza dilazioni. Il rischio di arrivare da qui alla fine della legislatura è sotto gli occhi di tutti e non ci vogliamo prestare a questo rischio. Chiaramente siamo disponibili a fare la nostra parte, come responsabilità chiediamo agli altri, responsabilità daremo noi. Abbiamo chiarito, per quanto ci riguarda, anche in coerenza con la nostra posizione politica che abbiamo da sempre assunto in questa legislatura, che noi non possiamo e non potremo, come non è stato fino ad oggi, far parte di nessun governo che abbia una maggioranza politica alla quale ci siamo opposti in questo periodo, in questi anni, sempre nel merito rispetto alle scelte e all'azione portata avanti. Al tempo stesso condividiamo l'idea che si debbano mettere in campo dei provvedimenti sul fronte della legge elettorale che siano in grado di rendere omogenei i sistemi elettorali di Camera e Senato. A nostro giudizio si deve andare al voto il prima possibile, restituendo al popolo la possibilità di decidere chi governa questo Paese. A noi non interessa la legge elettorale, noi accettiamo qualsiasi legge elettorale che ci permetta di votare il prima possibile. Se qualcuno ha delle idee le può elaborare. Poi ci sono anche delle leggi elettorali che sono state già utilizzate, che sono assolutamente costituzionali, che potrebbero essere in un sol giorno in qualche modo recepite e reinserite nell'ordinamento. A noi va bene tutto, basta che il popolo possa esprimersi.